Vai. Allora, questa è la sezione della vallata di Asdane, formata ovviamente da un fiume, la Solca, e poi guardando da nord verso sud, cioè da Vista Point verso il lago Jungen, abbiamo una cresta che è composta essenzialmente da montagne ricche di rame e alla base di zolfo, quindi sulla sinistra, dalla Vista Point, verso il lago Jungen, ripeto, e sulla destra abbiamo una vallata ricca di materiale, di rocce metalliche, di ferro, essenzialmente, diciamo di iron, di ferro. Noi abbiamo raccolto in pratica tre tipi di rocce. Le rocce della parte sinistra, cioè ricche di rame, le rocce del fondo, dell'affioramento fondale, del fondo vicino al fiume, che sono fatte molto ricche di zolfo, e la parte destra, quelle di ferro. Poi abbiamo risimulato in qualche modo la forma della vallata, cioè in pratica abbiamo preso questa vaschetta, all'interno acqua, all'interno ho messo la roccia e la polvere della parte centrale, cioè dello zolfo. Quindi in qualche modo si dovrà essersi formato una specie di acido solforico, una soluzione molto blanda di acido solforico, e infatti la cosa sente anche perché è un po' pizzica. Poi inserisco nella parte mia sinistra, come nella sinistra, una roccia ricca di rame. Infatti qui abbiamo il rame che si estrae da questo tipo di rocce, questo è proprio il rame che si estrae da questo tipo di rocce, e lo mettiamo così. Prendiamo la roccia della parte destra della vallata, sempre vista dal Vista Point, verso sud, quindi da nord verso sud, e mettiamo sempre a destra. In qualche modo quindi abbiamo adesso fatto in modo molto semplice la disposizione della vallata, delle rocce principali, a grandi linee. A questo punto, con questi elettrodi di roccia, noi andiamo a fare una misura dal punto di vista del potenziale elettrico. Prendo questo tester, è una misura molto semplice, direi quasi banale, e facciamo questa osservazione e vediamo che se io tocco con la parte, con questo ganascia, questo elettrodo, e con questo quest'altro, si viene a formare subito una differenza di potenziale che è dell'ordine di circa un quarto, un terzo, diciamo, di volt, qui sono circa mezzo volt, 0.4 volt. Quindi già questa è la prova che esiste questa cosa. Tra l'altro poi se andiamo a invertire le polarità, mettiamo quindi il polo nord, più col meno, vediamo che si forma una differenza di, ho risato come prima, prima era meno, adesso è più. Rifacciamo, e qui abbiamo meno. Rifacciamo ancora, guardate, il comune adesso è meno e più, quindi vuol dire che questo positivo e negativo, li mettiamo nelle condizioni, quindi c'è proprio una polarizzazione della dove abbiamo il polo positivo è fatto dalle rocce ricche di rame e il polo negativo dalle rocce ricche di ferro. È ovvio che questa è una rappresentazione molto semplice, però a mio parere è molto schematica ma efficace. Quindi sicuramente in vallata ci sono le rocce, ci sono gli elementi necessari per formare una pila, per formare quindi una sorgente di energia, e questo potrebbe essere collegata con l'apparizione delle luci o delle sfere e così, e comunque di tutta quella parte elettromagnetica che viene misurata dai tecnici del personale del laboratorio di radioastronomia del CNR. Sì, vogliamo aggiungere alcune in particolare, che l'anomalia elettrostatica l'avevamo misurata nel 2010 con uno strumento che si chiama EFM, misuratore di campo elettrico. Avevamo portato questo misuratore di campo elettrico alla Pederfarm, che ha un'altitudine di circa 600 metri, e avevamo misurato con la quota circa meno 250 volt al metro. Calcolate che a Medicina tipicamente ci sono circa 100 volt al metro, e sul Monte Cimone 2080 metri invece ci sono circa meno 1000 volt al metro. Essendo una funzione lineare, è chiaro che a quella quota, cioè circa 600 metri, ci saremmo dovuti aspettare almeno dai 350 ai 400 volt al metro.
per cui noi non capivamo, avevamo imputato questa differenza per fenomeni meteorologici, per lo più nuvole o altro. Quindi è chiaro, con quello che abbiamo visto quest'anno, queste misure dovranno essere ripetute per riconfermare queste misurazioni e capire bene quello che sta succedendo. Un'altra cosa dell'ipotesi della pila naturale chimica interessante, che comunque noi quando siamo arrivati nelle miniere di zolfo sentivamo questo puzza acido solfidrico. Di acido solfidrico, abbiamo visto, Romano, quelle affiorazioni di CuSO4, cioè un solfato di rame che si forma solo in un ambiente ricco o comunque con presente dell'acido solforico. E quindi è possibile che in quell'area veramente sia l'acido solforico, che è poi la base fondamentale per realizzare una l'elettrolita. L'elettrolita, ecco, dove l'elettrolita di acido solforico, e abbiamo in pratica invece come elettrodi le due rocce. Pensiamo se già solo qua dentro possiamo fare punto 4 volt, pensiamo con delle montagne che potenziale si può sviluppare localmente in alcuni punti dove magari l'affioramento di rame o di ferro è maggiore, più ricco rispetto in altri punti. Quindi è possibile che ci siano localmente delle zone nella valle dove la differenza di potenziale sia molto più ampia di quella che uno potrebbe pensare, perché appunto si forma naturalmente questa batteria, questa pila. Ecco, quindi è probabile che quest'altro anno, comunque una delle prossime volte, quando ci torneremo, che alcune prove importanti da fare siano, diciamo giusto per ricordarci noi, di nuovo conferma del campo elettrico a varie quote, eventualmente anche sulle montagne, e delle prove chimiche per capire esattamente come appunto è distribuita e più che altro che cosa c'è all'interno di questa valle, quindi verificare quello che vi stiamo raccontando oggi. Ti ho telefonato, chi era? Così abbiamo.